partita, ci sono anche molte persone, abbiamo visto anche nelle occasioni precedenti, che seguono la diretta tramite Facebook e poi se voi vorrete ripercorrere questo o altri incontri, rimarranno sulla pagina Facebook e si possono anche vedere con calma a casa. Vi presento il dottor Merici. Grazie. Che è un medico veterinario che conosciamo da molto tempo e che è veramente specializzato nell'ambito del comportamento animale, in particolare dei cani, e ha veramente una grandissima esperienza a 360 gradi come medico, prego accomodarvi, come medico veterinario comportamentalista. E il tema della comunicazione col cane non ci sembrava, anche parlando col dottore, il caso di parlare, diciamo, solo di quei casi pur importanti in cui magari il comportamento dell'animale va un po' fuori controllo o diventa pericoloso, che sicuramente sono casi in cui l'operato del medico veterinario comportamentalista diventa importantissimo, ma anche di tutte le situazioni quotidiane in cui appunto non si riesce a comunicare bene con il proprio piccolo amico. E quindi io gli do subito la parola per non perdere tempo, potremo fare sicuramente delle domande, anche eventualmente alla fine. Vi lascio al dottor Merici e buon ascolto. Grazie. Grazie. Mi dai una mica una brochure della stampa preparata? Sì, te la porto subito. Buonasera a tutti, il tuo padre mi ha già presentato, per cui io sono un medico veterinario e mi occupo di quella branca che non sempre è conosciuta da tutti, che si è focalizzata sui comportamenti degli animali. Vale a dire, fino agli anni 80, tutto quello che era, che concerneva il disturbo del comportamento, si pensava fosse solo l'esclusiva motivazione dell'ambiente familiare. Cioè il cane si comporta in un determinato modo perché a casa fanno A invece di B. Il cane si comporta così perché invece di avere la cuccia non ce l'ha, invece di avere il giardino non ce l'ha, invece di avere una casa di un certo tipo, una casa eccetera. Per cui era piuttosto non di competenza medica, era considerato come una risoluzione fai da sé. Poi dopo, con il tempo, ovviamente con gli studi, che cosa si è visto? Si è visto che certi disturbi, anzi la grande maggioranza di disturbi sono legate ad altre motivazioni che possono essere di ordine, diciamo, organico e possono essere anche di alta psicologia. Per cui c'era la necessità di avere una figura competente sia nel campo del comportamento sia nel campo della veterinaria. Per cui è nata questa branca in particolare, per cui io mi occupo appunto di questo tipo di problematiche. È ovvio che sono un medico veterinario, per cui io la valutazione che faccio degli animali non è solo in prima battuta il comportamento è dovuto al fatto che il cane è ansioso, che il cane eccetera. La prima, diciamo, la discriminazione che va fatta, essendo un medico, è quello di dire: siamo sicuri che il problema che l'animale denuncia non sia di altra origine? Il cane ha morso improvvisamente il proprietario perché mancata comunicazione, mancato modo di fare, mancato... Sì, ok, può essere possibile. Però non dobbiamo perdere, diciamo, di vivere il fatto che il cane alle volte può morire in situazioni di estremo disagio oppure di dolore.
cane ha un'otite, un'otite acuta, voi andate a toccargli l'orecchio, oppure andate ad abbracciare il cane con la faccia vicino alla bocca e gli provocate un dolore, perché il dolore dell'orecchio è veramente lancinante, e il cane che come può reagire? Qual è la soluzione, diciamo, la prima scelta del cane quando la situazione diventa un pochettino pesante o di paura o di dolore? La bocca. E se è un cane tutto sommato con la bocca fa tutto, perché è stato abituato a fare sempre tutto con la bocca, è ovvio che a maggior ragione quella sarà stata la prima scelta. Da cui, aperto una parentesi, ai cani bisogna insegnare un sacco di cose. Per cui più cose mi insegno al mio cane, più possibilità ho che in una determinata situazione il cane si fermi e dica un momento, questa scelta giusta, forse no, magari quest'altra forse. Questo deriva da che cosa? Deriva da uno sviluppo di determinate capacità riflessive, di determinate capacità di diciamo, apprendimento che è necessario dare. Altrimenti la soluzione sarà sempre una. La bocca. La bocca. Per cui noi al cane, in definitiva, possiamo anche insegnare a lavorare con la bocca, ma dobbiamo distinguere. Il lavoro con la bocca. Il lavoro con la bocca si può fare, ma non sempre unicamente per rompere tutto. Si può usare la bocca per prendere, spostare e appoggiare. Lanciare, prendere e riportare. Ecco che un'indicazione di questo tipo può già essere discriminante in una situazione. Per cui il cane dice sì, un momento, è gioco o non è gioco? È difesa o non è difesa? Questo è già sufficiente. Ci sono certi cani che addirittura mordono senza neanche sapere di mordere. Giocando possono fare male, quando l'emozionalità supera un certo livello, come i bambini, iniziano giocando e se non intervieni finiscono per picchiarsi e picchiarsi duro. No? Per cui ecco questo. Per cui la mia figura è una figura che interviene in queste situazioni. Per cui io vengo chiamato per cercare di dare una motivazione valida a dei comportamenti che apparentemente non sono, diciamo, giustificati. Ok? È chiaro che la mia figura è una figura di un'ultima analisi che arriva per ultimo, ma arriva quando il danno è già stato. Per cui bisognerebbe arrivare a giovarsi di figure che mi anticipano nel lavoro. E chiaramente la figura principale a cui si deve fare riferimento qual è? Quella dell'educatore cinofilo. Per cui educare è le fondamenta della struttura portata. Fate conto di avere una casa, se non ha buone fondamenta, era umido, sarebbe stabile. La stabilità del cane viene data dall'educazione. Per cui il primo passo lo farà l'educatore. Esiste un progetto pedagogico per il cane, come pedagogia umana, cioè la scienza che studia la fase di crescita e accompagna, diciamo, un elemento a sviluppare una certa crescita e delle competenze che via via si susseguono a seconda delle difficoltà nei vari anni. Non è un caso che andiamo a scuola a 6 anni, non è un caso che c'è la prima elementare, la seconda elementare, la terza elementare, discorrendo. Nei cani non esiste questa differenziazione così specifica, però nei cani esiste, diciamo, la figura dell'educatore che accompagna il cane dai 3 mesi di vita fino ai 6 mesi nella prima fase. Dopodiché il cane viene seguito in un altro percorso, c'è sempre l'educatore, ma il percorso è un pochettino diversificato.
Per cui abitare in una casa e avere a che fare con un cane che ha seguito un percorso educativo è diverso che entrare in una casa in cui hai un cane davanti di 3-4 anni che ha un problema grosso e che non sa niente. Per cui mentalmente è anche un selvaggio, perché l'apprendimento si basa sempre sulla conoscenza, perché educhiamo i bambini, educare alle volte vuol dire insegnare anche la disciplina, perché se non insegni la disciplina il cane non ti ascolta, il bambino non ti ascolta, e se non ti ascolta non si concentra, e se non si concentra non impara. Ecco tutto. Diciamo che i cani sono diversi dagli uomini, però per certi versi la pedagogia ovviamente si accompagna a quella che è l'uomo. Una cosa che mi piace sempre fare, e poi andiamo all'argomento, il primo giorno di lezione di fare vedere questo disegnetto qui, che questo è molto importante per capire le cose che io poi dirò, perché io sono medico veterinario comportamentalista, però ho un indirizzo specifico. Quello vuol dire? È un indirizzo che segue una certa etica professionale basata sul cognitivismo zoantropologico. Cosa vuol dire? Vuol dire riconoscere nel cane delle capacità cognitive, vale a dire tutto quello che il cane sviluppa è perché è mosso dalla mente. Per cui al cane noi riconosciamo delle emozioni e conosciamo delle motivazioni, riconosciamo una scala di valori di intensità di emozioni che si chiama arousal, anche se non lo sapete, comunque questo è l'indice dell'intensità di emozioni. Cognitivismo, per cui partiamo dal fatto che il cane usi nel suo modo di applicarsi la mente, applicato e rafforzato da che cosa? La zoantropologia è quella scienza che studia i rapporti fra l'animale e l'uomo, in questo caso il cane. Però qui vedete che ci sono tanti animali, per cui qui c'è una rappresentazione di quello che in realtà molte persone nel 2022 pensano che ci sia ancora e vivono in famiglia, vivono con i propri animali in virtù di questo schema, l'uomo e tutti gli altri. Io arrivo in famiglie dove il proprietario del cane mi dice: qui comando io e il cane deve fare quello che dico io, perché io gli do da mangiare ed è così. E allora quando non lo fa, io lo picco. Però l'altro giorno io non c'ero, mia suocera è andata a dargli da mangiare, è entrata nel recinto e quando ha abbassato la ciotola il cane si è avventato sulla suocera e l'amo si è mandata all'ospedale. Magari te lo racconta, dice: ma cosa vuole? Mia suocera non è che sia un gran problema. Però c'è un'aggressione a un persona. Ecco come in realtà un modo di interpretare la relazione può portare a delle problematiche che sono veramente importanti. Per cui questa è la valutazione, questa dell'uomo, degli animali, e diciamo così, nei confronti degli animali, tutti gli animali, anche nei confronti della natura. Per cui il rispetto per l'animale. Rispetto per l'animale non vuol dire amore sviscerato, incondizionato, bau bau, micio micio. Vuol dire usare il cervello in prima battuta e in seconda battuta il cuore, non viceversa. Perché il cuore fa fare dei grossi errori. Per cui sempre prima il cervello e poi il cuore. Ok? Per cui in realtà la relazione vuol dire dare forza alla relazione. Il mio cane non è mai solo,
siamo in due. Il mio cane non è il mio cane, è il cane della famiglia. Ma quando esco io, siamo insieme. Quando esce mia moglie, il cane è insieme a mia moglie. Quando esce insieme a mio figlio, sarà insieme al figlio. È ovvio che il cane sceglierà una persona, un riferimento, che non è quello che è il capo famiglia, quello a cui arriva la bolletta del telefono o degli assi, ma è quello che il cane accetta come migliore figura relazionale. Tu mi fai stare bene, io con te sto bene. Basta che io e te ci guardiamo, sappiamo già quello che dobbiamo fare. E questa è la forza della relazione. Questa è la filosofia che io ho sposato, per cui tutto quello che verrà detto in questa relazione è coerente a questa filosofia. Diciamo forza mentale del cane, capacità mentali, per cui emozioni e motivazioni, applicato alla forza della relazione. Altrimenti, questo vale per il cane, vale per il gatto, vale per il cavallo, vale per tutti gli animali. Ok? E qui dice sbagliato, giusto e sbagliato. Allora, la comunicazione intraspecifica, cosa vuol dire? Allora, la comunicazione intraspecifica vuol dire fra, intra, all'interno, per cui alla fin fine è la comunicazione che avviene tra due cani. Interspecifica vuol dire la comunicazione che avviene fra il cane e un'altra entità diversa dal cane, può essere l'uomo, può essere un altro animale, okay? Per cui intra e intraspecifica. Perché è importante sapere la differenziazione? Perché poi alla fin fine nella comunicazione si intersecano i due concetti, perché quello che in realtà il cane legge nell'altro cane, io umano, se guardo due cani interagire, imparo tanta roba. In realtà per comunicare col cane bisogna cercare di copiare il linguaggio del cane. Tutti pensano che in realtà il parlare con il cane sia parlare come con un marito, parlare con un parente, parlare con un bambino. Vi do una brutta notizia, non è così. Non solo, ma chi parla troppo con il proprio animale ottiene un terzo di quello che era la parola. C'è qualcuno che non crede. Teniamo sempre conto che i cani sono più bravi di noi, sono più osservatori di noi, sono più acuti di noi, sono più sensibili di noi, per cui quello che a noi sembra che sia il concetto chiarito e sviluppato attraverso guarda che adesso dobbiamo andare dalla zia, poi passiamo dalla nonna e andiamo a prendere le cuginette. Il cane di tutto che scodinza, eccetera. Lui capisce che si sta facendo qualcosa. Lui capisce che io gli sto dando l'attenzione. Lui capisce che ho messo le scarpe. Lui capisce che ho il guinzaglio in mano, per cui in realtà forse mi fa credere quello che in realtà non è così poco specifico. E poi i contesti che il cane interpreta. Il cane è un grandissimo osservatore. Se noi osserviamo la metà di quello che il cane fa, ovvero l'osservazione, noi siamo molto avvantaggiati. Perché facciamo meno fatica, guardiamo come si comporta un cane con un altro cane e per via deduttiva riusciamo un attimino a capire quello che va fatto e quello che non va fatto. Se noi ci comportiamo da umani con il cane, sbagliamo in partenza. Perché se io un cane lo voglio fermare e gli metto le mani addosso, non sto comunicando, sto bloccando l'azione. La comunicazione è
data da un interscambio di contenuti tra due soggetti, sostenuto da un vantaggio reciproco. Quando io blocco il cane, lui capisce che io lo voglio bloccare. Comunicazione è un interscambio. Io ti dico una cosa e tu hai capito quello che ti ho detto. Tanto è vero che 3 secondi dopo io ti mollo e tu torni ad andare via, quando io magari ti ho preso e ti ho detto stai fermo lì. Qui. Efficacia, pari a zero. I due interlocutori sono in grado di capire il significato del messaggio. L'altra invece è l'informazione, consiste nel lasciare degli indizi, no? Poi dicono tre indizi e una prova. Però il rapporto alla comunicazione è diverso dal, diciamo, dell'indizio che viene lasciato. Le volte l'indizio può essere un atto che deve essere interpretato. Io esco, ogni volta che esco il cane fa la pipì. È un indizio. Quindi comunicazione e indizi sono importanti. Vanno un attimino interpretati in più. Le aree della comunicazione. Verbale. Il verbale si esplica attraverso il linguaggio e quindi le parole negli esseri umani e suoni più o meno articolati negli animali. Ecco, qui la comunicazione viene interpretata nelle prime due righe dal cane come un insieme di suoni, non un insieme di significati. Il coverbale invece è un pure semplice atto comunicativo, perché dato dal carattere sonoro della vocalizzazione, ossia il tono, intensità e tempo. I suoni acuti al cane, che comunicazione danno? Scritto, eccitazione e spavento. Suoni gravi, autorità, minaccia, aggressione. Suoni brevi e ripetuti incoraggiano un'azione. Se io voglio che il mio cane a guinzaglio incominci a correcchiare, che cosa farò? Gli darò una sequenza di un parole, di suoni. Gli faccio te 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 te, pop 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 pop. Perché? Suono unico e breve blocca un'azione. Il famoso no. N-O, negazione, no vuol dire non fare. Io al mio cane non dico mai no. Io gli dico e. Perché il no risulta ancora meno acuto del e. Io uso un tono molto più acuto. Il no forse è più in positivo per le persone, ma per il cane vuol dire stai facendo una cosa che non va ben fatta. E la capisco. Suono unico e lungo, tranquillizza l'unità. Tranquillo, piano, buono, va. Voi provate, se credete nel significato delle parole, quando il vostro cane arriva e gli dite ma vieni qui che ti spacco la testa, ti rompo tutte le ossa che hai nel collo, eccetera. Se invece fate il contrario, vedrete che voce un tono alto gli dice amore mio vieni qua che ti do un sacco di baci. Beh, questo è il colpa. Comunicazione non verbale, per cui quando si parla di animali si parla sempre di comunicazione non verbale, proprio perché la parola non è esistente. Su che cosa si basa? Sulla prossemica, sull'attica, sulla postura, sulla cinetica, sulla gestualità, sulla mimica e sul mantello. E cos'è la prossemica? È la disposizione del corpo nei confronti della referente, vicino, lontano, di lato o frontalmente. Ok? Per cui la posizione sta già comunicando qualche cosa al cane. Se io al mio cane
ho un cane sconosciuto, voglio dare un'indicazione di amicizia, quale sarà la posizione che riassumo nei confronti del cane? Il fianco. Facciamo che il cane sia il signore, io mi muovo, mi sposto, devo andare a interagire con il cane. Cosa fa? Vado da lui, come? Dopo vedremo anche il discorso della traiettoria, io vi anticipo che così ve la ritrovate dopo. Se io assumo una traiettoria rettilinea verso di lui, lui si preoccupa. Ma si preoccupa lui, che io l'ho fatto passare per il cane, ma se anche è persona e io gli vado dritto e lui non mi conosce, non già dice, oh, questo cosa vuole? Ma io che cosa farò? Traiettoria, curvilinea. Mai visto i cani quando al guinzaglio fanno le feste tra di loro che vogliono giocare? Che cosa fanno? Girano così. Ovviamente i guinzagli si accordano tra un casino. Però girano in questo senso perché la rotazione è data proprio dal fianco. Allora io parto, faccio una bella curva e mi metto a fianco, cioè la spalla va sul fianco. Ecco come la prossemica è importante. La zona pubblica è quella che possiamo osservare in due cani che incrociandosi per strada curvano per mantenere grandi distanze tra loro e senza annusarsi né guardarsi, si allontanano nuovamente. Non vi è alcun tipo di rapporto diretto. Ricordiamoci una cosa, questo è un po' per spiegare il significato di zona pubblica, però ricordiamoci sempre una cosa, che il cane, quando incontra un altro cane, non è che lo incrocia, interagisce. Vale a dire, noi umani, se non ci conosciamo, uno passa a fianco all'altro e basta, non si va da nessuna parte. Il cane non è capace di fare questo. Per cui ogni incontro sarà un'interazione con tutti gli annessi di connesso. Questo ve lo dico per fare sì che dice, ma come ogni volta che vedi un cane sta a fare ste vite? È così. Cani sono fatti così. Noi umani, se non conosciamo, prendiamo neanche buongiorno, magari anche se ci si conosce vicini di casa, ognuno fa il suo e buonasera. Il cane no. Per cui teniamo sempre conto che tutti gli atteggiamenti che dobbiamo assumere nei confronti degli altri cani devono essere dei comportamenti misurati. Per cui se c'è un altro cane che arriva, io sto andando, fare una linea rettilinea e due cani che si avvicinano, voi arriverete a un certo momento che i due cani o nel bene o nel male qualcosa faranno. E voi rischiate anche di andare per terra perché anche delle gocce, avete... Per cui sappiate che la zona pubblica, la distanza, è una buona compagna. Perché loro, distanziandosi, si osservano e interagiscono meno. Più vicini sono e più c'è il rischio che interagiscono. La zona sociale è quella usata dai cani che non si conoscono bene. Si avvicinano l'uno all'altro, si annusano e poi si allontanano. Ecco, la zona sociale è quella che se sono due cani che tutto sommato buoni, non hanno dei problemi, sono abbastanza equilibrati, vanno lì, si annusano e dopo ognuno. Ovviamente hanno accorciato le distanze, sono entrati nella loro zona sociale. La zona individuale, tra la zona sociale e quella individuale vi è un passaggio di disposizione interna molto grande, è usata durante il gioco e il contatto fisico è permesso, vale a dire i due cani si toccano, allora è una cosa individuale, oppure viene chiamata anche intima, intima per dire che alle volte per entrare in intimità con un cane non occorre abbracciarlo, baciarcelo, portarselo a letto, è sufficiente il contatto. E il contatto viene vissuto dal cane in un modo molto buono, perché attenzione che anche nelle affettuosità l'esagerazione, il dare dell'affetto e esprimerlo in un modo non corretto dal punto di vista etologico
vuol dire andare a innervosire l'animale. Noi soddisfiamo il nostro bisogno di amore, di affetto, ma ci chiediamo se in realtà il cane in quel momento vuole quello? Non ce ne preoccupiamo. Perché? Perché siamo sempre ogni tanto che ci viene il momento del nome. Perché il cane deve accettare. Ma dice, ma ha fatto uno stronzo, ma non c'è un orecchio, guarda tu, e io che gli voglio così bene. Doveva mordere prima. Ecco, la zona intima, due cani. Mai visto due cani che si dormono addosso? Uno attaccato all'altro, alle volte il cane col gatto, alle volte si spulciano, lo spulciarsi, no? Come fanno le scimmie alle volte, no? Hai una scimmia, la prima cosa che ti fa, ti prende in testa e si mette lì a spulciare. È una condizione di accudimento, vuol dire che lui si dà da fare per te, fa qualche cosa per te. Perché di solito c'è dietro un legame di accudimento quando c'è il problema. A questa comunque a queste distanze il cane è in grado di ascoltare il nostro respiro, riconoscere i cambiamenti di colore della nostra pelle. E, a questa distanza alle volte il cane, se uno tossisce, se uno eccetera, il cane alle volte si può. Scusi, riesce ad ascoltare anche quando è vicino al battito del cuore? Direi di sì. Capisce qualcosa di noi anche da sì. Diciamo capisce molto di più se noi non ci esprimiamo, se noi incominciamo a prenderlo a dirgli vieni qua che ti metto sul cuoricino e vogliamo a tutti i costi che senta il cuoricino, magari è proprio un momento che non lo sente. Così osservare le distanze, il momento in cui si può passare da una zona all'altra, si identifica attraverso espressioni di gioia, rilassamento e fiducia. È il cane che ci comunica quando interagiamo con lui. Scusate, interagiamo con 2G, ma è un rafforzativo per far capire quanto sia importante il concetto. Se al contrario vediamo rigidità, tensione muscolare, movimenti lenti o segnali di calma, può voler dire che c'è bisogno di calma, c'è bisogno di distanza, d'accordo? La distanza è tutto, è la calma, è la tranquillità, è la serenità, è il modo per cercare di capire che cosa ti sta passando per la testa. Perché alle volte noi per i nostri cani siamo complicati. Okay? E poi ci lamentiamo che sono i cani che fanno qualche cosa. Dottore, scusi. Dica. Quando c'è il cane che viene a cercare quel contatto fisico, non con l'altro cane ma con te, sì. C'è da preoccuparsi nel senso che lui sta cercando un riparo da qualcosa oppure non necessariamente? Potrebbe essere. E poi la vedrà, c'è una diapositiva dove ci sono le distanze riferite all'uomo. La distanza riferita all'uomo può anche voler dire proteggimi. Cerco un momentino di essere, alle volte nelle classi di socializzazione, nelle party class, che sono delle riunioni che si fanno con i cuccioli, l'educatore e i proprietari, c'è qualche cucciolo che è più spaventato degli altri, perché come succede in una classe di bambini c'è quello estroverso, c'è quello timoroso, eccetera. Per cui i cani ovviamente poi cominciano a giocare, a rincorrersi, eccetera. Quello timoroso che cosa fa? Viene in mezzo alle gambe. Allora, noi, quando seguiamo queste cose qui, perché è importante dare delle indicazioni, eccetera, bisogna fare questo. Per favorire proprio, cioè mettersi così e fare sì che il cane ti si infili sotto lui. Faccia come una specie di capanna protettiva. Un cane quando ha paura, che cosa fa? Va sotto il lato, va sotto il tavolo, cerca una protezione, no? E tu gliela fornisci. E anche dal punto di vista relazionale è importante, perché poi alla fin fine il cane in te, vedi, come abbiamo detto prima, incomincia a costruire le basi per la figura di riferimento.
quando ci sei tu, io paura non ho, come il bambino. E dice al nonno, al papà, io voglio diventare come te da grande. Qual è il confine tra il proteggerlo e creargli del... rafforzare l'insicurezza. Bravissimo. Qual è il confine tra le due cose? Allora, di solito quando ci sono i comportamenti vanno corretti, le emozioni vanno sostenute. Per cui lei deve fare, deve chiedersi, è legata a una situazione emozionale o è legata a un altro motivo? Se è una situazione emozionale, lo consoli. Ok. Perché c'è bisogno di quello. No? Io sono contrario ai cani in braccio. Allora, perché? Perché vuol dire non fare sì che il cane non apprenda. Perché il mondo visto da questa altezza e visto da questa altezza è completamente diverso. Visto a contatto mio e visto in autonomia rispetto al mondo è completamente diverso. Però se io ho un cuccio, vado in giro e vedo arrivare come un caccia l'Amstaff o il Pitbull di turno, che è stato portato a fare la passeggiata, ma lui è abituato a stare libero perché altrimenti non fa la pipì e la popò, allora io me ne frego, lo tutelo e allora me lo prendo in braccio. Per cui tener conto anche che andare in estranei, estranei e medi. Ma non è una gestione giornaliera in braccio, è prenderlo in braccio per difendere. Ecco, l'attica riguarda le azioni di contatto corporeo nei confronti di altro, è uno dei bisogni fondamentali della specie umana e di altri animali. Ma mentre nella specie umana alle volte viene rafforzata anche dallo stringere, dal tenere, nell'animale è un qualche cosa di molto più pulito, molto meno complicato. Guardate quei due cani là, una addirittura una zampa, ma quel contatto è già sufficiente. Questi due ad esempio sono uno su un fianco, uno su un altro, però anche lì le gambe posteriori si toccano, uno è girato da una parte e l'altro gli appoggia, probabilmente quello bianco, guardate, sarà sicuramente un cane insicuro, io lo leggo un pochettino dallo sguardo, per cui alla fin fine uno dorme tranquillo e l'altro dice oddio Dio che aspetta che vengo dietro vicino a te, perché La postura è l'esposizione complessiva del corpo rispetto all'interlocutore, invertito, raccolto, seduto, pancia all'aria, ed è stato dato dallo spostamento del peso, dalla posizione della colonna vertebrale del mantello. Ad esempio questo è un gioco, lì è la fase iniziale, qui si guardano da vicino e qui uno sta dicendo all'altro beh dai allora giochiamo, l'altro non sembra molto disposto e questo ha detto vabbè si gira dall'altra parte e guarda l'altro. Qui sembrerebbe quasi un inchino basso che è tipico del, si chiama inizio del gioco, ok? Quando si abbassano il freno anteriore e alzano il freno posteriore è un, si chiama invito al gioco. Dopo di quello, tutto quello che faremo sarà gioco, compreso ringhi, esposizione di denti, cose del genere. Va capito che se in area di socializzazione succede questo e poi voi sentite un ringhio, non pensiate che ve lo sta ammazzando, sta semplicemente giocando perché ha già denunciato le sue intenzioni. Okay? La cinetica, quello che vi dicevo prima, è il movimento complessivo del corpo rispetto all'interlocutore, vanno analizzati la velocità e la traiettoria. La cinetica, specie per certi cani, non è una buona consigliera, perché in area di socializzazione può alzare l'emozionalità degli altri, perché se ci sono cani gran corridori, se io ho un cane veloce che comincia a correre e ho all'interno un levriero, ho la mitro e ci metto la glicerina vicino, per cui cominciano a correre.
Se in area di socializzazione ci sono troppi corridori, non va bene. Bisogna, se si ha un cambio di corridore, aspettare e non entrare in area di socializzazione. Perché la velocità porta emozionalità. Perché questo? Perché va a stimolare una delle motivazioni più forti che l'animale ha. Qual è una delle motivazioni più forti che quasi tutti i cani hanno? Predazione. La predazione. Predare vuol dire prendere quello che si muove. Magari non lo so, non ho visto cos'è, intanto vado, lo prendo e poi stiamo a discutere. È, diciamo così, un istinto atavico, è come l'istinto di conservazione, no? Uno può anche dire non ne posso più di questa vita, che schifo, morire, voglio morire, subito, eccetera. Goline di ferro, chiama il dottore. L'istinto della caccia è quello, bam! Poi magari arriva e non fa niente, perché l'altro si ferma. Nel momento in cui uno si ferma, l'altro non sa più cosa fare. E questo è un apprendimento. Perché se il cagnetto terrorizzato continua a correre e non si ferma, l'altro che cosa farà? Continuerà a inseguirlo finché non lo ha raggiunto. Allora l'apprendimento sarà, ciccio, mi stai correndo dietro, benissimo, mi butto per terra, mi metto così. Quello che dice, beh, gioco. Ecco come alle volte gli apprendimenti si fanno in questo modo. E sapere questo alle volte vuol dire salvare la vita a un cane. E il giorno che avrai il cane che veramente ti insegue e ti vuole massacrare, fai questo e se sei fortunato. Sempre che l'altro capisca cosa vuol dire stare con la pancia all'aria. Perché certi cani non conoscono quel tipo di comunicazione. La gestualità, i movimenti di parti articolate del corpo, la coda e le orecchie, vedete? Aggressività, paura e sottomissione. Guardate con la coda. Un cane quando ha la coda in questa posizione qui, vuol dire che non è terrorizzato, di più. È tipico dei cani fobici. La fobia è una patologia, vuol dire avere paura di tutto. Vedete anche il portamento del muso, delle orecchie. Vedete anche l'atteggiamento rilassato, dominante e aggressivo. Diciamo che queste sono, si leggono così, però ci vuole un po' di esperienza per interpretarle nel modo giusto, perché alle volte il linguaggio del corpo può dire una cosa, ma il contesto può dire un'altra. Per cui va bene interpretato il tutto, no? Quello è sottomesso, vedete quelle orecchie lì, guardate le orecchie che sono tornate all'indietro, oddio, quello là è un cane abbastanza normale, quello è moderatamente aggressivo, vedete che tira su certi cani, addirittura non, quando hanno quegli atteggiamenti misti, non sono difficili da capire, perché magari non hanno l'esposizione di tutti i denti, ma perché? Perché il cane è fatto in un modo diverso. Per esempio i molossoidi hanno poca capacità di alzare le labbra, eccetera. Il molossoide alza quasi niente le labbra. Magari il bastardino, il cagnettino, ti fa vedere tutta la dentiera. Anche qui, cane aggressivo, vedete il cane spaventato alle volte ci lasciamo fuorviare dai comportamenti del cane, nel senso che l'atteggiamento assertivo viene sempre interpretato come aggressivo, non è mica vero. Alle volte il cane diventa assertivo o aggressivo per paura, non perché in realtà è aggressivo. Anzi, in 35 anni di lavoro io ho avuto più problemi con i cani paurosi che con i cani veramente pericolosi. Perché il cane pericoloso te lo fa subito capire. Il cane invece pauroso è un cane che si chiude in se stesso, ti dà l'impressione di aver bisogno di un accudimento, di un aiuto, e nel momento in cui tu ti avvicini lui parte di una sacra.
che purtroppo la paura è irrazionale e alle volte le aggressioni da paura sono le aggressioni più veramente pesanti da subire, perché anche il tipo di atteggiamento, diciamo la motivazione, va a influire anche sul comportamento dell'aggressione. Di solito il comportamento da paura è un'aggressione multipla, ripetuta e alle volte anche trattenuta, per cui sono lacerazioni importanti. Il cane prende una volta, riprende un'altra volta, riprende un'altra volta e poi anche sbatte. Questo è il cane rilassato, le orecchie alte, la testa alta, coda bassa, vedete la coda, non deve essere altissima, no? Perché la coda è un indicatore di emozionalità. E a volte dice, ah, il cane che mena la coda non è un cane pericoloso, non è mica vero. Il cane, ad esempio, pericoloso tende un attimino ad avere la coda a fremito. Quindi vuol dire che è in una fase che non sa neanche lui che cosa vuole, che cosa sta per fare. Questo, diciamo, è la posizione. Soprattutto vedete che il corpo, se voi immaginate il corpo del cane, lo potete inquadrare in un famoso rettangolo e il cane è al centro di questo rettangolo. I cani paurosi tendono a fare un'altra cosa, a spostare il peso nel retrofreno per essere pronti a scappare. Il cane che ha paura è steso leggermente in avanti con gli arti flessi pronto alla fuga. Ok? Quello è il cane che ha paura. Questo è un cane bilanciato e equilibrato. È importante secondo voi il tipo di postura che il cane ha dal punto di vista relazionale? Questo cane, se incontra un altro cane che tutto sommato non ne sa molto, non trova il cane scienziato, trova un cagnetto che senza infamia e senza lode, quindi c'è una buona percentuale che non succeda niente, perché guardate il peso, l'equilibrio del cane che lo incontra, dice beh, tutto sommato tu ti stai facendo i fatti tuoi, io problemi. Ma se paradossalmente questo cane è trattenuto con un collare invece che con la tettoia, e tutti abbiamo visto i cani che hanno il collare come viaggiano tutti spostati in avanti, perché lo spazio che noi gli diamo è minimo e diventa un braccio di ferro tra noi e loro. Se io al cane invece do più spazio, sempre che ci sia il posto e il modo in cui lo possa fare, certamente non su un marciapiede dove ci sono macchine, così eccetera, ma se io gli do 1,5 metri, 2 metri di distanza, il cane va avanti, poi si ferma, guarda dove sono, torna indietro. Il cane che viene invece trattenuto a collare corto, c'è sempre un cane che tende a stare in avanti. Stando in avanti, il baricentro è completamente spostato in avanti. Se incontrerà un cagnolino con il peso di 40 kg tutto spostato così, come sarà l'approccio con l'altro? Sarà un approccio problematico, perché l'altro dice, Dio, questo qua adesso viene e mi mangia. Ecco come postura può influenzare l'incontro. Ecco come la gestione delle attrezzature, pettorino, guinzaglio, influenzano anche la postura, per cui anche le attrezzature possono dare un attimino un aiuto oppure un aiuto. Ma quando è meglio il collare o la pettorina? Allora, partiamo dal presupposto che insegniamo al cane a andare al guinzaglio quando il cane è cucciolo. Non dobbiamo aspettare ad insegnare al cane ad andare al guinzaglio quando il cane è diventato adulto
e invece di pesare 4 kg mi pesa 40 kg. L'ho insegnato prima, l'insegno prima, parlo un campo di 40 kg, che hanno tutto il tempo di abituarsi a questa gestione. È ovvio che noi, nell'educazione cinofila, siamo sempre in ritardo, per cui alla fin fine vi capitano cani a cui viene data un'impostazione sbagliata. Se tu hai un cane di 40 kg e non lo gestisci, che cosa fai? Lo strozzi per fargli fare quello che vuoi tu. Non c'è altro modo. Ma non è il modo corretto. È la situazione adattativa a una certa situazione, ma io ho sbagliato modi, ho sbagliato tempi, per cui dire che il collare va bene perché con il collare ottengo una fandonia, ovvero ottengo, ma a che prezzo? Lo strumento educativo che cos'è? Il frustino che usavano una volta per dare giù nelle gambe? No. Non bisogna arrivare a quei livelli lì, e con i cani non bisogna arrivare a quei livelli lì. Per cui non è lo strumento buono o cattivo, è il concetto che se io devo insegnare in un certo modo, perché l'apprendimento ha un requisito fondamentale, il benessere e il piacere di apprendere. Se il cane non ha piacere di apprendere e benessere nell'apprendere, non apprende. E ci aggiungo anche un'altra cosa, interesse di apprendere, perché tutti siamo stati a scuola e ci hanno insegnato delle cose che a me non sono mai entrate in testa, perché non me ne fregava proprio niente di quella cosa. Ma nessuno si è mai preoccupato di dire, guarda quella cosa lì te la insegno in modo, no, o così o pomì. Questo sbagliato, perché da un educatore si esige una capacità di insegnamento che può essere multipla, legata a cosa? A chi si trova davanti, perché non siamo tutti uguali. Comunque, torniamo ai nostri cani che muovono. Questo è vigile in allerta, vedete già movimenti a scatti. Cani vigili in allerta, già l'allerta non è un gran bel segnale, perché non è un segnale di stabilità mentale, perché è un cane che tiene tutto sotto controllo. E tenere tutto sotto controllo 24 ore al giorno per 365 giorni è dura, e prima o poi il sistema nervoso ti chiede il conto di questo. Okay? Per cui c'è un rischio. Ci sono anche persone sempre in terreno allerta, no? Magari sono anche un po' ansiosetti, che sono dei grandi clienti del dottor Fabio, che vengono qui a prendere puntalate di ansiolitici. Però evitiamo di arrivare a questi livelli, no? Vedete, corpo abbassato, metti indietro. La fonte della tensione può essere sociale o ambientale, sono rivolti a un particolare individuo. Vedete anche la bocca aperta, sudorazione cuscinetti, coda bassa, corpo abbassato, orecchie indietro, pupille dilatate. Questo qui io già mi preoccuperei di più, anche se ha la coda bassa, però questo potrebbe attaccare. Questo invece fa il bambino piccolo, ma io sono buono, sono il bambinetto. Atteggiamento, diciamo così, epimeletico, no? Anche i cani hanno i comportamenti. Quando vogliamo abbassare la tensione di una certa situazione, facciamo la voce da bambini, facciamo la voce da falsetto, come per dire, guarda, io sono... E il cane ha questi tipi di atteggiamenti, guarda che io sono buono, o si butta la pancia all'aria. Alle volte non è proprio un gesto di sottomissione, ma è proprio un gesto proprio epimelesi, cioè voler far sembrare di essere quando sono talmente indifeso che su di me non può in più. Ecco, questo è già
cane sicuro di sé. Questo ha una certa capacità sociale, questo ti fa subito capire che le cose vanno come dice lui. E soprattutto vedete la cresta del pelo alzato, eh? Cresta del pelo alzato così non vuol dire paura, perché se fosse paura vera la cresta si alza solo a livello di garrese. Si alza lì e vuol dire che lui è un determinato, è uno che ti avverte e nel caso in cui serva. Però la paura dove alza? A garrese, dietro il collo, lui si chiama garrese, i cavalli, vedete? Cresta pelo alzato, anche questo, pupille dilatate. Questo secondo me è pericoloso rispetto all'altro, che invece ti dice guarda, io sono, vedete anche l'atteggiamento, corpo abbassato, impaurito ma non remissivo. Se incalzato può attaccare. Una grande regola è, con i cani di questo tipo, mai andare verso di lui. Per cui mai non vado verso, aspetto, faccio finta di niente, mi giro, gli do la spalla, guardo in giro, e questi, se tu gli offri l'opportunità, dicono ok, spazio, se vedemo. Se però tu vuoi accarezzarlo, il cane è in quell'angolo lì, e dietro lui è bloccato, diventa un problema. Allora può venirti a prendere. Tu fai un passo verso di lui e lui perde. Questa è una posizione antica. È un segno di pacificazione, oppure può essere anche un segno di status sociale. Il cane, diciamo che non è in una posizione orizzontale, ha uno stato sociale superiore rispetto all'altro. Praticamente gli appoggia il mento sulla coppa. È un po' come l'educatore che prende il ragazzino e gli mette la mano sulla spalla a ricreazione, come per dire tu sei il mio amico, d'accordo? È una cosa di status sociale. Alle volte funziona se l'altro riconosce la condizione. Se non la riconosce, potrebbe essere, diciamo, un inizio di una diatriba per vedere effettivamente, io ti dimostro con i fatti che ho più, diciamo, gerarchicamente sono superiore. Di solito sono i giovani che hanno quegli atteggiamenti di ribellione. Arriva l'adulto, magari appoggia il mento così e il giovane gli salta addosso e lo monta. Allora quello è detto, allora tu non hai capito niente, per cui adesso ti farò vedere il vecchio cosa ti fa. Gli dà due ringhioni, due cose, quell'altro se la fa sotto e dice ah vabbè. Queste sono dinamiche che si vedono spesso in campo. Nessuno vuole mangiare nessuno, però nella comunicazione bisogna lasciare l'espressione. Se io vado subito, lo tiro via, gli dico oddio, oddio, andiamo via, andiamo a interrompere una fase di apprendimento. Come due cani che si stanno rinchiando, stanno rimbrottando, le volte i litigi sono formativi, sono importanti per chiarire chi fa cosa. Se noi andiamo a interrompere un'azione, lasciamo un sospeso, una volta dopo è un po'. Rotolamento sul dorso, ventre, gola, con le zampe, testa girata, naso e fronte lisci, parzialmente chiusi, atteggiamento indica sottomissione, il cane manifesta la sua inferiorità, si prostra davanti all'animale a rango più elevato, eccetera. Questo, vedete, giocosità, questa è la posizione proprio di inizio al gioco, bocca aperta, pupille dilatate, scodinzolio ampio, questo è giochiamo, quello che dicevo prima. Perché è importante capire come i cani? Come dicevo prima, se un cane viene da me e comincia a farmi quelle cose lì e io ho già osservato che il cane con gli altri cani sta facendo quello, ho già capito cosa vuol dire. Vuol dire giocare. Questo è il riferimento.
Segnali calmanti perché esistono. Cani sono animali sociali e in ogni gruppo sociale accadono scontri. I segnali calmanti servono a prevenire i conflitti oppure a risolverli nel modo più pacifico. Cioè risolvere una contesa senza arrivare a vie di fatto. Perché il bravo cane non è quello che morde, è quello che, come dicevo all'inizio, pensa. Perché se anche la butta è in rissa, io posso mordere, ma posso anche essere morso. Occuparsi per tutto il tempo di scontrarsi con gli altri membri del branco sarebbe impensabile, provocherebbe ferite, stress e quant'altro. Considerate anche alle volte gli animali selvatici, i segnali calmanti sono anche tra i gruppi, i grandi gruppi fanno i segnali calmanti, proprio per evitare grosse animazioni e scontri fra maschi. Segnali calmanti più comuni cosa sono? Guardare lontano o da un'altra parte. Perché dici non bisogna mai guardare negli occhi un cane? Perché lo metti in difficoltà, gli crei paura, gli crei sospetto. Ecco qua, guardare lontano o da un'altra parte. Se tu vuoi risultare il più possibile amico di un cane che lo vedi un po' più piccolo, non è quello di guardarlo. E lui farà altrettanto, perché queste comunicazioni si scambiano, ora uno, ora l'altro. Se due cani cominciano a fissarsi così, potete stare sicuri che dopo 30 secondi viene fuori la rissa. Se uno dei due invece fa così, tu neanche ti vedi, automaticamente si spegne il conto. Girare la testa. Mostrare il fianco, mostrare la schiena, leccarsi il naso, freezing, bloccarsi, congelarsi. Camminare e muoversi lentamente, a differenza di prima che avevamo visto quanto movimento può risultare pericoloso. L'inchino, l'invito al gioco, sedersi, sdraiarsi, sbadigliare, annusare, curvare, separare altri individui, alzare la gamba, strizzare gli occhi, leccarsi e spucciare i capelli. Tutti questi comportamenti vengono annoverati fra i segni di comunicazione, diciamo, che anticipano ogni possibilità di vita e sono chiamati calmanti, proprio perché tendono a calmare chi li fa, ma tendono anche ad avvertire l'altro che non si sta. Io con te non voglio discussioni, non voglio niente. Ed è stata Turid Rugas, una norvegese che li ha catalogati, si è presa la briga lì. Ed è un'etologa. Gli etologi sono quelli che, come ho detto all'inizio, si prendono la briga di osservare i cani e poi alla fin fine classificare i loro comportamenti. E noi da questo abbiamo avuto un grande aiuto. Sappiamo che tutti. Ad esempio, quello è un segno di pacificazione. Guardate, la ragazza lo sta stringendo, lui è in difficoltà e sta dicendo ma mora di un momentino, muoia sempre con le mani intorno. E dice, ma mi vuole dare bacini? No. Beh, qui sono sempre cose. Segnali di pacificazione servono a far slittare l'interlocutore da una condizione conflittuale a una condizione di minore. Quelli di criptazione servono per interrompere, chiudere e nascondere gli occhi all'interlocutore. Criptazione, alle volte, voi vedete il cane che fa così, e si gira. Quello dice, voglio chiudere il discorso, lasciamo perdere. È inutile che perda tempo a dirti tante cose, tanto non capisci niente. Guardi da un'altra parte. Segnali di disposizione servono per informare l'altro rispetto al proprio stato posizionale. Qui e ora, segnali di ingaggio servono per richiamare l'attenzione o per ingaggiarlo. L'abbaio, cane guarda, abbaia, guarda, abbaia e fa qualche scattino, ti vuole ingaggiare. Segnali di stress servono per informare l'altro circa il proprio stato conflittuale. Stato di stress potrebbe essere anche rizzare il telo, come abbiamo visto prima, potrebbe essere anche lo sbadiglio, Se lo sbadiglio viene ripetuto frequentemente,
può essere un segnale di stress, ma anche lì, quando è che il cane sbadiglia perché è stressato e quando è il cane sbadiglia perché vuole pacificare, la differenza che cosa lo fa? Non lo fa lo sbadiglio, lo fa il contesto in cui deve essere inserito. Che cosa stanno facendo i cani? Com'è il contesto generale? Che cosa è successo prima? Che cosa è successo dopo? Perché tutti in realtà i cani sanno tutto, ma in realtà segnali di allerta, segnali di richiesta, segnali di allerta servono per avvisare il gruppo, l'interlocutore, circa un evento che sta per accadere. Servono per indicare la presenza. Poi dopo, come ripeto, i segnali sono tutti in funzione di un determinato contesto, che può essere arriva il postino e io abbaio perché ha suonato il campanello, arriva il postino, mette la mano dentro, io avverto che c'è qualche cosa. Ma prendiamola sempre come una indicazione positiva, sempre come una comunicazione, non con un disturbo, perché alle volte il cane si esprime e nell'espressione può essere anche ripetitivo, ma è ripetitivo per un motivo, perché se uno non capisce, io lo ripeto e poi lo ripeto e poi lo ripeto, allora non è lui che ha un disturbo, sei tu che sei ignorante, non capisci. Questa è l'idea. Per cui cerchiamo anche un momentino di aprire la mente e ogni tanto fare finta di non essere l'uomo ma essere il cane, metterci fare un interscambio per comunicare efficacemente con il cane. Qui adesso la guardiamo dalla parte umana, prima abbiamo visto i due parti. Bisogna conoscere tre fondamentali specie specifici della comunicazione: la semiotica, la semantica e la pragmatica. La semiotica, lo spostamento del peso, la posizione delle orecchie, della coda, degli angoli della bocca, se non senti semiotica. In medicina che cos'è la semiotica? È lo studio dei segni che messi insieme portano a una diagnosi. Quindi insieme dei segni portano a una comunicazione, cioè voglio fare. Il medico che dice apra la bocca, qui sente male, mi tocca. Quello è semiotica. Dall'organizzazione dei segni è possibile desumere e attribuire la correlazione tra segni e significati, che è la semantica. La pragmatica rappresenta l'obiettivo. Perché stai facendo così? Il mio obiettivo è quello di farti capire che sta arrivando. Per cui bisogna sempre cercare un attimino di fare un po' di fatica per cercare di capire il senso delle cose. La semiotica, abbiamo detto, la semantica, l'organizzazione dei segni, e la pragmatica, che sono gli obiettivi, perché comunico cosa vuol ottenere quando il cane comunica. Queste sono le cose più importanti. Per poter comunicare con il cane è necessario costruire un patto comunicativo. Ogni specie ha una sua collezione di segnali con funzione comunicativa. Per comunicare è necessaria la condivisione di che cosa è segno e di che cosa non è. Il patto semantico, uno stesso segno può avere un significato differente, cioè va contestualizzato tra specie diverse. Per comunicare è necessario condividere l'attribuzione dello stesso significato a un determinato segno. Il patto pragmatico, per comunicare è condividere le strutture obiettivo di comunicazione e i mezzi direttivi di comunicazione. Cioè queste cose devono andare tutte in una stessa direzione. Gli errori umani, la verbosità, l'eccessivo uso della parola, raccontare la propria giornata al cane, l'allone semantico, utilizza lo stesso segno per indicare una molteplicità di significati, ad esempio giù per indicare il seduto, il non saltare addosso, il terra, lo scendere dal divano, dalla macchina. Perché siamo pigri, dobbiamo contestualizzare, cioè giù vuol dire vieni giù, seduto vuol dire stai seduto, terra vuol dire fai terra, eccetera. Se io dico giù al cane,
capisce più niente. Non solo, ma lo riduco anche la sua voglia di capire. L'utilizzo dello stesso segno per indicare una molteplicità di significati, eccetera, come ho detto, indicare non saltare addosso, eccetera. La polisemia, utilizzo di più segni per indicare lo stesso significato. Ad esempio, seduto, siedi, giù, per indicare il sud. Lo spazio, ecco quello che mi chiedeva lei prima, lo spazio come elemento di comunicazione ha per il cane un valore comunicativo forte e molto valido. Prendere spazio da un cane che si sta fronteggiando con un altro ha il valore di distendere e decomprimere la situazione delle tensioni. Ecco perché dico due cani mai vicini, allontaniamoci, vediamo quello che succede, decomprimiamo la situazione. Cerchiamo di metterli nelle migliori condizioni perché si guardino, si osservino. Poi uno osserva uno, l'altro cosa fa? Guarda per terra. Quell'altro osserva e quell'altro che guardava prima gira la testa. Cosa vuol dire? Vuol dire che stanno un attimino prendendo un pochettino di confidenza fra loro. In conclusione dicono, quello non ce l'ha con me, quello non mi fa del male, quello è un amico. Perché se io abituo il cane a interagire in questo modo, il cane vedrà che gli altri cani, un amico, non un nemico a prescindere. Se io sbaglio gli approcci, le vicinanze, gli incroci, la gestione, eccetera, lui vedrà sempre un amico, ma perché? Perché io lo metto nelle peggiori condizioni per poter interpretare quello. L'altro giorno mi è successo con una signora, avevo due cani al guinzaglio e stavo camminando. A un certo momento mi suona il telefonino e questa doveva andare a casa sua. Ma invece di fare così, mi è venuta addosso. E gli dico, ma signora, tenga la distanza perché due cani non riesco a gestirli. E come andiamo? Ma scusi, ma io devo andare a casa mia adesso. Allora, ma mi viene addosso. Passi così vicino, cioè puoi pensare anche che il mio cane sia un cane aggressivo e tu passi vicino col cane e quello ti dà una legnata, ma ti fa piacere, ma cerca di essere un momentino aperto, non nel modo di uno passa in bicicletta, non è che ti sfiora, perché se ti sfiora e tu fai un leggero spostamento ti sa addosso, tieni la distanza, c'è una cosa talmente di prendere spazio dal nostro cane che sta interagendo positivamente con un estraneo ha il valore di centrifugare socialmente il cane in modo da implementare in lui la conoscenza di più modelli relazionali. E quando il nostro cane sta interagendo, per dire il cane si è allontanato, che ha preso spazio da me e sta interagendo, io gli sto dando una conferma di fiducia, cosa che io invece non gli do quando ho il guinzaglio di 30 cm e lo sto tenendo in mezzo. Per cui lo spazio, in questo senso, dare spazio da un eccetera, però anche prendere spazio dal proprio cane, vuol dire di mi fido di te, vai tranquillo, io ci sono, vai, come a proprio figlio, no? Vai. Non è anche troppo lontano. Accorciare lo spazio tra noi e il cane ha valore comunicativo e interattivo di collaborazione e alleanza. Ecco, quello che dicevo. Questo è arrivato un altro cane, il piccolino è andato sotto le gambe a dire vabbè qui sono tranquillo, insomma. Ecco come la vicinanza in determinati contesti può dare, per cui non partiamo sempre dal concetto, dobbiamo interpretare le cose. Incombere sullo spazio privato del cane può avere un valore di punizione, mentre liberare spazio può essere inteso come un rinforzo positivo. Certe aggressioni ai proprietari avvengono perché si
compremo il cane. Quante volte è successo che c'è il cane lì e tu vuoi mettergli la pettorina, vai incombi sul cane, magari il cane si impiglia, eccetera, gli dai un tirone, il cane lì e ti morda. Quante volte non è successo? Sempre di lato, sempre lasciare spazio, mai incombere sul cane, incantonarle il mango, perché noi alle volte quando dobbiamo fare le cose, dobbiamo fare punto e basta, non guardiamo tutto quello che ci sta attorno. Dobbiamo risolvere in tempi brevi. Ma il cane non va bene. Oppure va bene 9 volte, la decima. Quanti cani sono che non hanno morso quando hanno fatto la toilette, col pettine? Pettinato, trovi un nodo, dai un tirone, il cane si gira, ti prende il braccio. Succede. Gli spazi fisici nella gestione del cane, l'accesso di alcuni spazi deve essere regolamentato, senza mai arrivare all'interdizione assoluta del cane nello spazio domestico, cosa che va a scapito dell'integrazione del cane nella profondità relazionale. A me è successo di arrivare dalle case con dei cani con problemi e dico, boh, va bene, li creiamo in casa, vediamo come si va. Ah no, perché il cane non... Ah no, perché non ci va bene, noi vogliamo, abbiamo tappeti, abbiamo cose, moquette, compagnia bella, non vogliamo che il cane. Perché l'unica volta che il cane è entrato ha fatto una pisciata. Ma è matematico, se non me lo diceva lei, glielo dicevo io. Il cane che cosa fa? Il cane entra e vuole sentire il suo odore. La prima cosa che bisogna fare entrare il cane ovunque, ma farlo entrare, fargli conoscere la casa non vuol dire che io ti do in mano le chiavi della casa e ti lascio stare a casa, ma il cane deve prendere possesso in senso proprio topografico della casa, perché se resta chiusa una stanza e quel cane in quella stanza non c'è mai stato, potete scommettere che quando ci entra dice qui non sono mai stato, non c'è il mio dove, questo è il mio biglietto da visita. Cioè in realtà noi non vogliamo quello e facciamo di tutto per farglielo fare. Importante che il cane non scelga sempre in maniera autonoma lo spazio dove posizionarci, controllo corridoi e eccessi. Esistono delle persone che, così come quelli che non fanno entrare il cane in casa, sono quelle persone in cui hanno dato le chiavi di casa al cane, per cui loro si siedono sulla seggiolina perché il cane si è sdraiato sul divano. Non va bene neanche questo. Non va bene neanche questo, perché se poi il cane acquisisce dei comportamenti, non è che se voi lo fate dormire 2 notti nel letto, il cane poi capisce che è bene 2 notti, eccetera. No, per lui o mai o sempre. Ecco perché esistono delle regole. E quando voi vi sedete sul divano, il cane sta vicino a voi, ma non sul divano. Sta seduto per terra, sta sdraiato, gli mettete la sua copertina e sta lì. Perché il cane tende a emulare i comportamenti. Da buon animale sociale tende a voler fare quello che facciamo noi. Perché il cane alle volte prende, va nel letto anche se non è mai stato abituato? Perché lasciate aperta la porta del letto, il cane va in camera, sente il vostro odore sul letto e ci sale sopra. Ma quando voi arrivate ci c'è, non è il tuo posto, porta chiusa, basta. Quello è il modo peraltro di fare, perché in certe razze poi con certe tipologie di persone un pochettino deboli, con scarsa propensione all'indicazione specifica, al voler far capire al cane chi fa cosa, il cane prende lui in mano la situazione. Pastori tedeschi, Rottweiler, Amstaff, Pitbull, il giorno che gli gira, tu in camera non entri. Si chiama disturbo
competitivo di relazioni ed è una patologia. Vuol dire che ormai il cane ha perso ogni riferimento concettuale sulla relazione ed è lui, il proprietario della casa, che tutti gli altri sono i sottoposti. Ed è un problema veramente importante. Il mio, ad esempio, io la sera mi siedo sul divano a guardare la televisione, lui si stende sulle mie gambe. È normale, pacifico. Sì, sì, perché è un animale sociale, il cane ha bisogno del contatto, ha bisogno della vicinanza. Però non è lui che deve decidere, decido io. E ci sono certe tipologie di cani che sono un pochettino possessivi, eccetera, che non vanno, non bisogna agevolarli. Vale a dire, io non ti tolgo la mia presenza, se tu vieni appoggi la tua gamba sulle mie caviglie va benissimo, però siccome ti conosco non voglio che tu salga sul divano, e allora cosa faccio? Prendo una sedia e chiudo lo spazio. È quello che faccio io. Chiudo lo spazio per evitare che il cane vada sul divano, perché poi alla fin fine ci sono cani e gli dici dai vieni giù, eccetera. Ci sono cani che ti guardano e ti mostrano i denti, vuol dire io di qua sto così bene perché devo venire lì. Ecco come la relazione, la forza della relazione può lavorare in questo senso. Se la relazione è debole e ahimè trovi un cane tosto con un carattere tosto, è dura. È un po' come il genitore che le ha date tutte e 20 al figlio, il giorno che gli fa un rimbrotto quando è adolescente, il figlio si gira e pianta un cartone al padre. Però glielo posso permettere, ma non che sia un'abitudine. Esattamente. Deve dare sempre lei l'indicazione al cane che lei non è il capo branco, lei non è il capo di niente, lei è il referente, vale a dire quello che dà le coordinate al cane. Adesso si mangia, adesso si gioca, adesso andiamo fuori, ma nella relazione c'è un affiatamento, non c'è un subordine, oddio appena ti alzi io ho paura, no, non è quello. Per cui attenzione a questo tipo di atteggiamenti, perché poi correre, cioè lì diventa un grosso problema, spazi fisici nella gestione, che hanno un'alta motivazione territoriale difensiva, cercheranno sempre di sceglierci uno spazio strategico. Ci sono certi cani che hanno esaltato questa prerogativa e lo capisci perché tendono un attimino a posizionarsi sempre in posizioni alte o mettersi in punti strategici. Io mi metto in un punto della stanza dove è la congiunzione fra il corridoio della camera, la cucina, le scale, eccetera. Lì è il punto strategico e con quelli veramente diventa, vanno gestiti molto. Se questo viene sistematicamente consentito, le motivazioni enfatiche prendono una deriva maniacale difficilmente gestibile. Questa è la cosiddetta motivazione, diciamo, possessiva, la chiamano territoriale, la chiami come vuoi, che se prende una deriva, vale a dire non viene debitamente controllata e va alla sua massima espressione, diventa ingestibile. Ma diventa ingestibile doppiamente perché la motivazione, cioè quello che a me piace fare, se viene soddisfatta, che cosa fa? Mi dà un piacere della madonna. Perché il cane che è territoriale, che è dietro al cancello, quando passano gli altri coniglini sul marciapiede e io li abbaio e quelli scappano e fanno altro, mi fanno sentire un grande, mi danno una motivazione tremenda, è una droga per me, mi sento utile, mi sento forte, ok? Però, chiedo scusa, io ho notato, per esempio, quando è a casa fa così, come dice lei, no? Sì. Va in giardino, sì. Basta che passi qualcuno, certo. Adesso che sta maturando, certo. Però se noi siamo per strada, ci sono i cani che abbaiano dei portoni, no? Perché quella non è casa sua. Non gliene frega niente, non è territorio suo. Gioca fuori casa. Anzi, quello che gioca fuori casa si diverte a far incazzare l'altro. Secondo me.
Sì, però non abbaia, voglio dire. Ho avuto altri che magari abbaiavano, rispondevano, lui viene, ma viene via, come non ci fossero. Benissimo, vuol dire che, però quando è a casa sua non gli comoda, le parti si invertono. Sì, 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 certamente. Anche l'interpretazione riguarda la gestione dello spazio. Intercorsi tra due persone che si abbracciano e si avvicinano ha il valore per il cane di gestire la relazione. Questo può assumere un valore indiziario di rilascio. Anche qui il valore fra le persone che a volte si divertono a picchiarsi oppure ad abbracciarsi per fare gelosia, eccetera, attenzione a queste cose qui, perché il cane alle volte le interpreta come un possesso. L'uomo o la donna diventano un possesso, per cui alla fine ci sono cani che non fanno entrare la moglie nel letto o il marito nel letto. Sì, sono cose che fanno ridere, però le distanze, incrociamo un cane a una persona, può preoccupare, aiutiamo a compiere quello che dicevamo prima. Consentiamo semplicemente di prendere la distanza che necessita passando il nostro fianco dal destro al sinistro, perché una volta si diceva il cane deve stare sempre a sinistra, non è vero, il cane deve stare a destra, deve stare a sinistra. Se io ho una carrozzella che mi viene a sinistra, preso il cane e lo sposto sulla destra. Una volta perché c'era un vecchio motivo che la parte debole doveva essere difesa dal cane. Un retaggio ormai. Ecco, questo è un concetto espresso in due righe, ma è fondamentale. Il ruolo del pet owner sarebbe il compagno di vita del cane, quello di guidare, indirizzare, fare da modello alle interazioni del cane con gli altri cani, con le persone. Siamo noi che diamo l'esempio. L'esempio viene sempre. La gestualità sono parti articolate del corpo, degli arti superiori, ma li comprende. Insieme alla prosemica e alla postura, il gestuale costituisce una parte importante della comunicazione con il cane. Se io voglio dire al cane vai in una determinata direzione, lo chiamo e andiamo. Cane, la cosa che guarda sono la punta dei piedi e il nostro bacino. Se noi facciamo questo movimento, il cane ci serve. Se noi siamo qui, diciamo al cane di andiamo, cane ti guarda, perché con questa posizione lo stai bloccando, gli stai dicendo andiamo quando in realtà lo stai bloccando. Ma se tu invece fai questo, dai che andiamo, e più dolce, più morbido il movimento, e più il cane ti serve. Perché tutti i movimenti molto dolci e soprattutto molto teatrali, i cani piacciono i pagliacci, perché loro sono dei pagliacci, quando giocano tra di loro sembrano dei pagliacci. E se tu diventi molto teatrale, il cane ti salva. Gestuale, chiara e precisa, facilita, eccetera, la polisemia, l'utilizzo di più segni per indicare, vabbè, questa ce l'ha con questo università, non è semantico. La cosa più importante di una corretta gestualità intesa come la fluidità del movimento e la coerenza del gesto. Il cane apprezza l'armonia dei gesti e ne sopporta difficilmente la scattosità. Per cui mai questo, sempre, dolce. E se il cane si impunta, allora sì che faccio i passetti di movimento, mi sposto velocemente e il cane mi segue. Utilizzare le cose che servono adesso che le sapete, nei casi in cui servono. Se un cane non vuole venire, non va bene fare questo. Prendo e faccio un pagliaccio. Sarà brutto, mi diranno che sono matto, ma a un certo momento. La cinetica, il movimento complessivo del corpo rispetto all'ultimo punto. Velocità, molto veloce, innalza le rauge, cioè eccita molto il cane. Velocità media, piano, molto piano, abbassa le rauge, cioè il livello di iniziativa, considerando le caratteristiche, eccetera. Traiettoria, frontale, laterale, obliqua, curvilinea, coreografia, organizzazione del movimento, nello spazio di coreografia, quello che vi ho prima. Per comunicare attraverso il corpo è necessario che la persona abbia piena consapevolezza delle proprie impostazioni somatiche, cioè sapere come ci muoviamo. Perché se uno non ha la percezione dei propri movimenti fa un gran casino.
per assumere l'impostazione neutra, cifra 0, nelle situazioni molto probabilmente comunicative da cui partire per definire altre cifre comunicative. Cioè, se il caso va in confusione, dovete resettare il sistema. Cosa fa il computer quando si impalla? Lo resettate, lo spegnete e poi lo riaccendete. Resettare vuol dire fare questo. Non prendo nessun tipo di... Il cane mi guarda e comincio a calmarsi. Perché se comincio a toccarlo, a tirarlo, a fare... Per realizzare schemi di movimento che abbiano il medesimo significato per il cane, da usare in contesti specifici per dare un'indicazione al cane con una precisa direzione a situazione problematica. Dobbiamo noi, in determinate situazioni, prendere in mano il pallino e dire adesso si fa questo, si va di qua, si fa questo. Capita il giorno che il cane tira di là, va bene, dai, andiamo a vedere cosa succede. Però l'impostazione deve essere sempre coordinata da me. Un proprietario consapevole deve prestare attenzione agli schemi corporei al fine di renderli discreti e imparare a utilizzarli con coerenza nelle situazioni comunicative, sapendo di passare da uno schema corporeo all'altro in maniera comprensibile per il cane. Diciamo che queste cose qui va fatto vedere con il cane, insomma. No? L'approccio corretto, l'insieme delle conoscenze di base che una persona deve possedere per avvicinarsi a un cane. La BC è costituita dalla conoscenza anatomica del cane, deve essere in grado di avere una mappatura delle aree che si possono toccare e quelle che non si possono toccare. Ricordatevi che non tutte le aree sono disponibili. Ci sono aree in cui il cane, se ve lo vi fa toccare il corpo, è perché vi vuole bene, ma non perché vi fa piacere. Le zampe, la sorriera, la mappatura del corpo si può essere suddivisa in aree fredde, che sono la base del collo, fianco e petto. Area fredda vuol dire puoi toccarmi. Area calda, attenzione, testa, parte del posteriore e gli arti. Normalmente il 90% dei cani non amano essere toccati in piedi. Allora. La buona mappatura del corpo, possiamo procedere al contatto fisico. Il contatto con il cane avviene inizialmente attraverso la mano, sempre palmo e dorso. Se io non conosco un cane, userò il dorso. Se incomincio ad avere già una confidenza, ecco che il palmo della mano andrà decisamente meglio, per arrivare poi anche al massaggio, al movimento circolare. Il dorso siamo più discreti e meglio invadenti, lo usiamo soprattutto con cani chiusi alla relazione e generalmente diffidenti. La carezza è molto importante, scorrimento della mano lungo il corpo attraverso la progressione in zone fredde e zone calde. Tutt'al più passo un attimino con l'ingegnere un movimento longitudinale fra una parte che non ha piacere, però vado subito in un'altra. Da quella che non ha piacere passo subito a quella che ha piacere. Per cui lo abito un pochettino anche a essere. È in grado di rendere il cane consapevole del proprio corpo e quindi più fiducioso. L'abitudine a essere carezzato facilita le diverse prassi, i problemi veterinari e le trattative. Se voi avete un cane che si lascia toccare ed è sempre bello rilassato, siete facilitati. Toilettatura, con una manipolazione qualsiasi. Dica. Perché capita spesso a noi che il cane più facilmente viene toccato dal veterinario in qualunque punto rispetto a noi stessi. A noi magari si gira, ci guarda male, si toglie, col veterinario si lascia. Perché non ha fiducia. Tutto. Ah, perché ha paura. Dal veterinario si lascia, da voi no. Sì. Perché dal veterinario scatta il freezing. Ah, ok, lui è immobile, non faccio niente. Io ho talmente tanta paura che perdo la capacità di reazione. Avere una reazione vuol dire avere forza, avere volontà, avere determinazione. Se sono talmente spaventato, io sono bloccato, per cui non ho forza di fare niente. Vuol dire che probabilmente quando la paura è un cane che per paura si fa fare qualsiasi cosa.
mentre quando è a casa sua con voi, probabilmente anche il ruolo, voi non siete abbastanza, avete costruito una certa affidabilità, no? Cioè il cane non ha tanta fiducia su voi, alle volte la fiducia la si perde con quei comportamenti che sono alle volte di adesso mi frego, una cosa tra che ti prendo, cioè cose che sono focalizzate sull'obiettivo, su quello che devi fare, ma sono devastanti dal punto di vista della fiducia della prendimento. Attenzione a non fare questo. Magari perdeteci 20 minuti, mezz'ora, ma quando col cane avete la fiducia, fatto una volta, è fatto sempre. Se no, ogni volta diventa una guerra. Ok? Evitare colpi energici, beh, questo ovviamente è normale, anche la carezza viene fatta in un certo modo, deve essere applicata con la dovuta forza, perché altrimenti l'approccio al cane l'avevamo visto, facendo una curva, rallentare in prossimità, non guardare il cane, allenare la coda dell'occhio, non mettersi frontali, porgere il fianco, non invadere lo spazio, avvicinarsi con calma, non abbassarsi, non accucciarsi davanti ai cani sconosciuti. Voce calma, non usare troppo. Bene, va cucina. Ok? Troppo enfatizzare. Attenzione, non abbassarsi. Normalmente un'indicazione di far capire al cane che ci si riduce di dimensioni per metterlo a proprio agio può andare bene, ma può essere pericolosissimo. Per cui se io ho un cane di taglia grande e non lo conosco, preferisco fare finta di niente e vedere lui cosa fa, che non mettermi e piegarmi, perché in queste posizioni basse, se il cane ha una certa dimensione, offro le parti veramente dal punto di vista vitale, il collo, la zona del collo laterale, base esposti, eccetera. Un cane che si gira e mi prende al collo può crearmi dei problemi, oppure buttarmi a terra, e quando sono a terra poi decide lui dove prendermi, d'accordo? Per cui mai abbassarsi se non sono cani affidabili e di un certo tipo. Certo. Non trattenere il respiro, il cane percepisce anche la respirazione, Attenzione che il cane, c'è un'empatia, cioè il cane percepisce la paura, l'odore dell'adrenalina, per cui se avete paura o siete così, oppure tenete le mani alte così, oppure vi irrigidite. Per lui non è un incitamento ad attaccarvi, per lui è un incitamento ad avere paura. Attenzione, il cane non è sadico, ha paura per se stesso, per cui se noi abbiamo una comunicazione che per noi è pura semplice paura, ma il cane la interpreta come paura per se stesso, lui agisce. Per cui non è il fatto ma il cane percepisce la paura del cane. Per cui noi dobbiamo mentire spudoratamente. Per cui mai correre, mai scappare, mai muoversi, mai fissarlo, mai allungare le mani, porgere il lato e posizione estremamente rilassata. Mani lungo il corpo, aspettare che il cane si mostri interessato a incontrarci, evitare la testa del cane, non incorrere in busto dritto, bloccare le persone che si approcciano al cane scorrettamente. Se avete un cane problematico, una persona che vi fa da un buon micio micio, dite no per favore, non è il caso. Attenzione a questi concetti, occhiali di sole, cappuccio, capellino, foulard, borsa, tracolla e casco. Che alle volte il cane ha bisogno di guardare quello che voi guardate in un cane, vale a dire la mimica facciale. Se lui non vede la mimica facciale, a un minimo movimento può partire, perché dice quello lì, li ha già classificati come uno pericoloso. Per cui la lettura della comunicazione vale per voi, ma vale anche per lui. Per cui togliere occhiali da sole, togliere il cappellino, togliere tutto, fargli vedere la faccia. D'accordo? Mi raccomando. E io avrei finito. Se ci sono domande, una cosa, anche perché è un argomento abbastanza lunghino, ho dovuto un po' accelerare, non dare. Già tanto, sono argomenti un po'.
diciamo, pratica per far vedere con un cane con quello che si può fare, no? Se no purtroppo. Io vorrei chiedere una cosa riguardo l'abbaio, l'abbaiare del cane. Io ho un cane di taglia piccola, diciamo 7-8 kg. Nel momento in cui si esce di casa, il mio cane ha 3 anni, abbaia sempre quando uno della famiglia esce di casa. Volevo sapere, diciamo, se il cane è tranquillo, se è normale, diciamo, il fatto che anche basta uscire per portare l'immondizia e rientrare, lui comunque abbaia. Perché è un rituale che indipendentemente da come si svolge porta in lui un innalzamento dell'emozionalità. C'è un'emozione, si apre una porta, la persona esce, esce con me, esce senza di me, dove va, quando torna, cosa fa? È un po' come il campanello, no? Il campanello è un mondo dietro il campanello. Insomma, il campanello, lui abbaia. Il campanello, il cane abbaia, cioè ci sono delle situazioni in cui l'emozionalità del cane, se lei mette un rilevatore della frequenza cardiaca e suona il suo cellulare, lei ha un aumento, non se ne accorge, ma in realtà c'è un'impennata, perché tutto quello che è novità è, oddio, suona il campanello, oddio. No, il campanello è sempre, per quanto viviamo nel 2022, il campanello è sempre un allarme. Quindi è sintomo, diciamo, dell'emozione del cane. Emozionalità. Quindi, diciamo, va vista in modo positivo in questo senso. Va vista in modo positivo. Va vista certamente in modo positivo. Fa il cane. Quando mi chiedono, io voglio che il mio cane non abbaia, voglio che il mio cane non tiri e voglio che il mio cane sia disubbidiente e che sia ubbidiente. Benissimo, allora lei va alla Trubi, al centro, si prende un bambino rotto, un cane è tutto questo. Ma è coerente nell'abbaiare, è coerente nel tirare ed è soprattutto coerente nell'essere disubbidiente, perché la disubbidienza vuol dire espressione di vita, cioè se sto facendo una cosa che per me ha un grande valore e tu mi chiami. Essere disubbidiente vuol dire essere limitati. Lei è ubbidiente quando la chiama sua madre. Ubbidientis. Ma il dottor Faber ha fatto una selezione. Questo è. E io credo, deve essere disubbidiente. Sei tu che lo devi convincere. L'ubbidienza non esiste. Tu lo devi convincere a venire, perché se viene da te avrà una grande soddisfazione. Questo è una ubbidienza relazionale. Cioè io sto bene con te, se mi chiamo, cavolo, l'altro giorno ci siamo divertiti, mi hai chiamato, sono venuto subito e siamo andati a fare qualcosa, ma vengo velocissimo. E lì vuol dire che tu hai il peso relazionale. Se il cane ti ignora e fa sempre il diverso, stai sbagliando qualcosa. Diciamo che si allontana per andare a giocare con i suoi amici. Certo. Qualche volta si allontana un po' di più. Oh, ma sono torna cani, sono cani, la vita è questa. A un anno e mezzo penso che sia allontanato. Madonna. Dico magari col tempo. Io quando ero giovane andavo via la mattina, tornavo la sera e non sapevo dove andare. E dopo sapevo che le prendevo, ma... E poi un'altra cosa, quando il cane esprime, diciamo, se stesso, picchiarlo, vessarlo, eccetera, è veramente una distruzione del soggetto, per cui alla fin fine posso capire che possa non piacere, dare fastidio, ma secondo me va compreso. E se voi lo comprendete, quel cane in voi vede realmente, io mi ha fatto fare una cosa che mi piaceva tanto. È lì che si va a costruire la relazione, cioè l'amore si costruisce così, non col soddisfare. È più facile ingerire e dire di no che dire di sì. Oppure fare, tu devi fare quello che devi fare. Nei negozi a volte il cane fermo qua, ma dico, ma non lasci, tu dai più, fa una piscetta,
di via qua, pulisco, che cos'è? Una tragedia. Viviamo in mezzo agli escrementi degli umani, o a torto, a ragione, in mezzo alle immondizie, in mezzo ai comportamenti scorretti, non possiamo accettare un comportamento scorretto di un animale che sta imparando. E per imparare bisogna sbagliare. Bene. Bene, grazie mille. Grazie a voi. Tutta la notte. After hour. Il dottore ha anche lasciato dei suoi contatti, se qualcuno avesse altre domande. In che zona si trova? In che zona opera? In che zona si trova? Io Udine. Città. Se volete, uscendo, portare via il calendario del 23, potete consigliare.